Questo programma è offerto da Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Premac, laboratorio prove e sperimentazioni su materiali da costruzione. Viale Santuario di Tipodi, Feroleto Antico. Telefono 0968 45 38 48. Unipolsai Assicurazioni. Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale, dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301. Oppure 349 13 35 728. Il Parco Acquisti ai Pini è il centro su misura per te dove fare shopping e vivere un'esperienza piacevole e veloce. Da noi puoi trovare Brico Io, tutto per il fai da te. Bio Bottega, il tuo bio quotidiano. Io Sport, il più grande punto vendita IOMA del meridione. E ancora supermercato Conad, Majoral, Scodinzolando e tanti altri marchi per le tue esigenze quotidiane. Ci trovi tutti i giorni in via del Progresso 540 alla Lamezia Terme. Beh, ecco. La mattina purtroppo non c'è niente. No, come non c'è niente? Vabbè, ma le notizie noi al di là dei giornali. Buongiorno a tutti. Buongiorno, intanto, buongiorno Lamezia. Oggi giovedì 6 settembre. Giova, insomma, capito, io troppo attaccato. Che ti volevo dire? Le notizie, è chiaro che noi ci affidiamo ai due quotidiani locali, però noi non dimenticare, Albino, che abbiamo una testata giornalistica che è molto seguita sui social e quindi notizie ne abbiamo sempre in quantità industriale, hai capito? Quindi magari mi dici... Quantità industriale, noi non ci avevo mentire avanti. Questo qualità ha detto? No, hai detto quantità. Quantità industriale. Industriale. Permetti. No, industriale. Ah, no, ci voglia E. Industriale. Grazie, che mi ha spiegato perché è industriale, è tutto diverso, no? Industriale. Quantità industriale. E quindi è chiaro che noi cerchiamo di ai nostri telespettatori. Buongiorno dottore. Buongiorno dottore. Cerchiamo di dare le notizie che più interessano quello che succede sul nostro territorio, perché se dovessimo toccare gli argomenti a livello non ne ricogliamoci. Allora, ma che vai io così turchi, no? Ma perché io mi va peggio, no? No, mi sto rivolgendo a un amico che non posso fare il nome. Perché non me le vai a prendere? Due pacchetti di sigaretta. Grazie. Allora. Poi giustamente. Questa barzelletta che c'è Giovanni che ci pensa, sa che c'è sempre la magia a me, tu Giovanni. Sei testimone, allora. No, ma stiamo parlando la gente ovviamente. Allora, amici miei, partiamo immediatamente con la nostra rassegna stampa quotidiana. Comunque,
Cotidiana. Cotidiana, modestamente. Hai detto bene, permetti. Grazie, grazie. Ecco, grazie. Stai veramente migliorando. Quindi partiamo con la nostra rassegna stampa quotidiana. Bravo. Se non ci fossi tu. Allora, intanto facciamo partire il nostro mitico Albinuccio con i suoi, con le sue pillole di saggezza. Pillole. Pinnole. Pillole. No, pinnole. Pillole. Ah, che fa? Da posso una cosa, ma che fa? Mi corregge a mia, mo. No, di quello. Ti hai detto pillole. Come faccio a vedere ciò che poi mi riscuoto. Pillole. Va bene. Penso del giorno dice cose di stamattina, te all'spettatore, te lo voglio bene a tutti. Uscio. Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa spendere. Che l'ha detto? L'ha detto Teofrasto. Teofrasto, l'ha ingaggiato. Lo vuoi ripetere il pensiero perché? Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa spendere. Ecco. Quindi? Il tempo è bello, prezioso, che un uomo può, diciamo, può spendere di tante, a tante parti. A tante parti. E se va giù da bacchino, cosa? Noi spendiamo del tempo per fare alcune cose, no? Perché si dice prezioso? Noi spendiamo tempo, molto tempo, a fare alcune cose. Ebbene, il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa spendere, no? Andiamo, Tonino. Alla chiesa ricorda. Salutiamo Papa Francesco. Papa Francesco. Applaudiamo Papa che è in difficoltà. C'è una grossa diatriba. Ma se non mi sbaglio, sentivo nel telegiornale che il Papa Francesco ha incontrato quella persona che l'ha offeso. L'ha offeso, cioè che cosa ha detto il Papa Francesco. Te l'hai visto proprio? Come si interessa? L'ha incontrato e sono state chiarite. Addivenuti. Ecco. Addivenuti. Addivenuti ad un acqua, va bene. E salutiamo il nostro vescovo Luigi Cantafora e tutti i sacerdoti della Lamezia Terme. Meglio diciamo Lamezia Terme. Vabbè. Ok? La chiesa ricorda. C'è pure Lamezia. C'è Lamezia, tutto Lamezia. San Biase, Sant'Ofemia e Pianopoli, Platania. Città Pianopoli. Non è la mezza. Intanto salutiamo gli amici di Pianopoli, di Feroleto, di Platania che ci seguono, salutiamo tutti i sindaci di questi comuni che noi abbiamo menzionato. Sono nostri però amici. Però guarda, c'è Gianluca che non si fa vedere più. Non ha saputo niente. No, si è fatto tanto. Allentato. Che mamma mia. Allentata. Stai attento, Gianluca, stai attento che non è. È succato tu là. Se non è, ti viene la cosa, come dici. Anoressia. No, anoressia. È onorestica. È onorestica. Ah, scusami. Tu mi hai detto chi ci viene? Io ti ho detto l'anoressia. L'anoressia. Quindi deve. Anoressico. Anoressico. Eh? Attenta, diventa onorestico che dopo. Onorevole, onorestico. Mi raccomando, Giallo, ti vogliamo bene, ti salutiamo a te e a tutta la famiglia. E tutto Pianopolo. Va bene, va, ne volevo rovinare stamattina. Va bene, vai così. Allora, la chiesa ricorda. Santa Zaccaria. Santa Zaccaria. Santa Zaccaria, profeta. Tua Santo Eleuterio di. Di Spoleto. Di Spoleto abate. O abete. Poi Santo Magno abate. Ma su cazzo di Magno semplice. Santo Magno. Pure la tua juveno, no? Magna, che sto Magno, Tony? Perché si chiama Santo Magno? No, altro. Stiamo parlando di un santo, quindi non ti permetto di essere. È un Santo Magno. Sì, ma tu hai detto Santo Magno. Non offendiamo. Non offendiamo i santi, dai. I santi. Magno. Aspetta, non Herme pare che. Non Herme. Magno, aspetta. E Napoleto, no, Napoleto quello. Ma dove ti riferisci a Mario Magno? Mario Magno, Napoleto. E chi c'è? E da c'è auguri, va. Auguri. Onorevole, non è onorevole. Onorevole che? E di che non era onorevole. Auguri, ma dici auguri. Ma pare quello vicio, dove giù? Non ti ha saputo niente. Spariscono. Si fanno vedere solo quando. Non ti ha saputo niente. No, non è saputo niente. Pure lui è allentato. È diventato onorestico.
Siete patente. Allora. Pemi, no, no, io sono eretico. Non sono eretico. No, tu sei diuretico. Diuretico. Cos'è che ma... ti è diuretico? Diuretico che ti va a piare le cose, mi va sempre a diurina. Quella è la medicina. Ma che corno, ma lo posso, non lo posso fottere più. Le previsioni del tempo, meteo, meteo, come dico io. In arrivo nuvolosità e pioggia, ma leggero calo delle temperature. Ma hai detto bene stamattina, hai detto meglio in un maestro. Di un meteorologo. Meteorologo, bravo. Eh? Meteorologo. Meteorologo, com'è? Meteorico. Meteo. Allora, no. Dillo già. Materieloico. Come? Materieloico. C'è praticamente quello che dice lo tio. C'è uno che fa buongiorno, buongiorno, c'è uno che ti sta tutti quando fai tutti. Allora, quindi avete ascoltato dalla bocca di Albino. Mi ricorda Bernac, insomma, Bernac. Ricorda Bernac. Quindi leggero calo delle temperature, no, melotologico. Melotologico. E che siamo così si dice? E siamo così si dice. Quindi condizioni di meteorologico. E ci chiamare scurdo questo? No, di che cosa? Di preciso. Di che cosa? Più difficili su. Di agile. Io non lo so perché. Ma non lo so, ma manco io dicendo una sua volta. Ma perché io dire le cose più difficili di agile? Dici sta cosa difficile, dici un'altra volta quando l'ho capito. Meteorologico. Meteorologico. Come si dice veramente? Così come dici tu, no, ma come è bella, come la dici bella. Adesso come la dico tu, io non lo so. Io non lo so come fare schifo. Ricordatevi, no? Voi conoscete il CD, no? Il CD conoscono. I dischetti. Ah. Il CD, li conoscete, no? Io una volta dice, invece mi diceva CD, diceva dice, più difficile. Ah? Invece mi dice CD, dice dice alla storia. Ah, quindi è più difficile. Non è più difficile. È molto più difficile dice che CD. E che CD. CD è pace, CD. Dice. DC invece era una cosa più, diciamo, più complicata. Più complicata. Sì, ma a livelli proprio, signori miei. Però forse si poteva dire lo stesso. Eh sì, DC, dai. Eh sì, si poteva dire lo stesso. DC, CD è la stessa cosa. Stessa cosa. O disco compact, o compact disc. O compact disc, o disco compact, se è sempre la stessa. E che cazzo. Va benissimo. Allora io... Cos'è che facciamo? Dato che c'è il nostro... Amico che sta impegnato con un contratto. Con un contratto. Un minuto che sta parlando. E quindi noi sai che facciamo? Cominciamo. E cominciamo. Vada alla cronaca italiana. Alla cronaca calabrese. Alla cronaca calabrese. Va bene. No, questo non interessa. A noi non interessa questo. Cioè, è brutto. Che ne è questo? No, svaligiamo l'appartamento. Io comunque ho paura che bene. Ah, che bello! Apri, spalanca sui giornali, brava. No, no, oggi no, stamane... almeno è. Non è caro, dimmi che cosa dici, caro. Allora, ecco. Ecco, lei sta apertura di pagina della Gazzetta. Volontariato Protezione Civile. Arriva Calabria alla Terina. Arriva Calabria alla Terina. No, Calabrielle. Arriva Calabrielle. Calabrielle. Arriva Calabrielle alla Terina. No, Calabrielle. Gabrielle alla Terina. Ah, Calabrielle, Calabria. Finalmente come si chiama? Gabrielle. Alla Terina. Quindi, alla Terina. Allora, infatti. Che c'è scritto qua? Era lì. Carlo Tanzi saranno montate 60 tende, ma dove? Le notte 400 in cui passeranno. Ah, in cui passeranno le notte 400 persone in addestramento. In addestramento. E che cazzo è? Allora. Vabbè. Di che si tratta? Oggi, domani e dopodomani c'è questa tre giorni molto molto bella, molto importante, che si svolgerà praticamente nella Piana Lamettina. Alla Terina.
Alla Terina. Dico che alla Terina perché c'è la Fondazione Terina. Dove è la Terina? Fondazione Terina, Area Ex Sir. No? Ah, Area Sir. Eh? Area Ex Sir. Ex all'Area Ex Sir ci sarà questa, diciamo, tre giorni. È un campo raduno regionale del volontariato di protezione civile, quindi una giornata all'insegna del confronto, delle esperienze, eccetera. E ci saranno veri e propri corsi ed esercitazioni, dice Carlo Tanzi, che è il responsabile della protezione civile calabrese. Si svolgeranno senza soluzione di continuità dalle 7.30 alle 20 di sera. Di sera, sì. Quindi chiunque può andarci ed è veramente un'esperienza interessante. Vicky boh, Vicky boh. Che buo. Che buo. Forse mi devo alzare. Andiamo a vedere la situazione com'è. Permette, mio, signor Tonino. Oh, mamma mia, albino mio. Grazie, a te ti concediamo tutto il mondo. Grazie, Nessuno ci potrà accusare che noi. Buongiorno. Idea, che succede? Sempre questo discorso che mi inquadra le braccio. Ma io non lo so il motivo. No. Non lo so il motivo. Guarda quando l'hai spostata, hai visto? Spostata. Ma dico, Giovanna, posso dire una cosa? Ma dato che sta diventando un'abitudine, ma dico, sai che boh, non mi ripigliare niente. Non ho capito, no, ha ragione Albino. C'è guardate, comunque, avete fatto bene. Giovanna, hai problemi di vista tu. Non è possibile che si assetta io e devi addirizzare sempre a Iocarelle. Scusa. Allora, notizia che avete letto poco fa, volontariato, protezione civile, arriva Gabriele Laterina. E questa è un'iniziativa molto importante. È molto bella. Molto bella. Infatti domani e dopodomani c'è un summit sulla sicurezza in Calabria in un vero e proprio campo base fatto di tende. Insomma, sì, saranno oltre 1200 persone. Queste servono tanto, queste iniziative, per eventuali. Potete andare a guardare, è una bella esperienza, quindi no. È chiaro, è limitata a tutti i volontari, cose eccetera, però se uno vuole andare a vedere, magari a fare anche delle foto eccetera per immortalare il momento, lo può fare. Poi c'è un altro articolo che cade proprio a pennello. Parliamo di piano antisismico, scuole, partono i rilievi geologici, con 41.000 euro si tasteranno 5 scuole della città. Guardate qua, qua c'è un po' da discutere, secondo me. Piano antisismico, intanto partono i rilievi eccetera. Guardate qua, intanto le scuole sono 5. Io capisco che probabilmente Pasquale, se no si sente tutto qua. Si sente tutto. Chiediamo sì. Scusa. No, chiedo anche scusa io perché sono stato io. Sì, e per cortesia, abbiamo troppi spettatori qua mattina. Ci vogliono bene, non è che allora, io. Le scuole sotto i riflettori sono, perché lo dobbiamo dire, a beneficio di tutti i nostri concittadini. La Maggiore Perri, stiamo parlando dell'edificio scolastico. Poi la scuola di Santa Eufemia Lamezia, la scuola di Bella, di Capizzaie e la Borrello. Si tratta di istituti per l'infanzia e per le primarie di proprietà del comune che non hanno agibilità. Sentite, tremate. Vergogna. In particolare non sono mai state mai fatte le indagini sulla loro resistenza ad un terremoto. Vergognatevi. E questo non è colpa sono mai state fatte, sì. No, questa vergogna. È colpa delle politiche che abbiamo avuto in tutti questi anni, che insomma hanno, diciamo, lavorato male a questo punto. Non lavorate niente, Giovanni mio, scusa, che ti dici? Non sono mai state fatte. Cioè non ho capito qua. Buongiorno signor Luigi, non ho capito. Qua quando succede la disgrazia, lo stiamo ripetendo più volte, quando succede la disgrazia, tutto quanto poi improvvisamente la politica si sveglia, ma secondo me si sveglia, sapete che fanno questi qua? Approfittano del momento, voglio dire, emozionale, no? Approfittano del momento e poi piano piano decantano le cose e un cindio tutti giornetti. Perché di sta aspetto antisismico
di stiamo parlando con Giovanni, pensi che sia 7 anni. C'è una vergogna. Ma non che volevamo copyright, ma perché questo è un problema sentito da tutti. Cioè, si presume che quando i ragazzi vanno a scuola la famiglia è sicura, perché dovrebbe essere il posto più sicuro in assoluto. Noi mandiamo i bambini nelle scuole, mandiamo i figli, perciò un genitore tranquillo che non dovrebbe succedere niente. E purtroppo poi si vedono che le scuole sono inagibili e le cose fanno un po' che pensare, Tony, no? E parliamo sempre di agibilità, parliamo di Palasparti, lavori per l'agibilità, il comune trova i soldi, 33.000 euro, e incarica una ditta con procedura d'urgenza. Nella determina di via Perugina si parla anche di inerzia dell'ente. Cioè, ma guarda il cavallo, ma chi sta veramente, non sai se ridere o piangere, no? Cioè praticamente nella determina si piglia a scaffi solo comunque. Ma ti rendi conto? Cioè, nello stesso documento approvato e pubblicato vengono praticamente bacchettati i dirigenti e dice: non appare trascurabile il rischio del turbamento dell'ordine pubblico che un ulteriore prolungamento dell'inerzia dell'ente potrebbe generare. Inerzia dell'ente. È un'accusa, un mea culpa, non lo sappiamo. Vi dovete vergognare. Cioè, praticamente voi scrivete pure su pare termina. Ha capito? Sì, no, si accusano stavo... da soli, Giovanni. Cioè. Poiché non diamo un valuto niente, poiché non diamo strafottuto, perché bisogna anche utilizzare termini calabresi, lametine, unica, ma la gente capisce. In considerazione del fatto che non diamo strafottuto, per tant'anni, questo dovete mettere nel dispositivo della determina. Ma vi dovreste veramente vergognare. Io non so se ridere o piangere qua. È chiaro che nell'incertezza rido, perché è giusto che sia così. Ma guardate quanto ti stiamo supportando. Dottor Alecci, lei sarà ricordato come il commissario assente. Come il commissario praticamente che non ha mai, cioè voglio dire, lei non ha nessun peso specifico all'interno del comune. È un uomo solo, tu. Sì, è un uomo lo solo. Si è dichiarato lui, eh? E lui piace fare un eremita, scusa, gli piace fare l'eremita. E allora per me si è arroccato, Giovanni, nel suo ufficio. Figurati che in 9 mesi non ha mai avuto il tempo di andare all'ufficio attivo al suo, oppure ci dice: ma tu come ti chiami? Oppure andare chi qua al comune caso vecchio dove lavora in situazione veramente. Senza parlare con D'Aiuto Massa, Ambiasi, Massa, Antoheni. No, cioè... non conosce gli uffici che sono di proprietà del comune, non conosce i dipendenti. Proprio lui viene la mattina, arriva da Catanzaro. E poi quando lei se ne andrà, magari ne incontriamo, chi lo sa. Lei mi dovrà spiegare perché. Ma io dico, io sono in pensione, donna, perché dico, perché ha accettato? Ha accettato veramente solo per i soldi? E questo non le fa onore. Io pensavo che fosse anche una missione sotto certi aspetti. No, lei veniva qua alla Mise Terme, un grosso centro, no, che aveva bisogno di una bonifica, no. È anche motivo di soddisfazione, dire io ho contribuito a fare qualcosa per la città. Lei invece oggi noi possiamo dire senza tema di smentite che lei non ha contribuito a nulla, anzi lei ha contribuito alla paralisi del comune, giusto? Perfetto, dottore, volevo parlare, sì, d'accordissimo, volevo parlare di una positività, di un evento che ci sarà in questi 3 giorni, un evento che era di Lamezia, portava un'economia veramente notevole nella città, tutti gli alberghi pieni. E questa è anche colpa, diciamo, della nostra dell'inerzia dell'ente. Portava, diciamo, tanti giovani provenienti da tutta Italia. Parliamo della Lamezia Comics, dove purtroppo si è spostata al Due Mari. Sì, si è spostata in località, voglio dire, centro commerciale, in Agro di Maida. Quindi è andato in un altro comune. È un'altra cosa che abbiamo visto, è la vergogna. E la vergogna. Bene ha fatto, voglio dire, bene ha fatto
il management del Due Mari ad accoglierli, perché porterà migliaia di persone. Migliaia di persone che faranno là? Berranno qualcosa, mangeranno qualche panino, può darsi che compreranno qualche cosa. Quindi, come vedete, come stava dicendo Giovanni, è un'economia che si muove. Ed è un'economia che si è persa alla mezza. Quindi, anche per questo, grazie ai dirigenti, grazie anche all'eterna commissariale. Andiamo avanti, parliamo di cronaca, reato di omicidio stradale, incidente mortale a Falerno, autista sotto accusa. Ne abbiamo parlato già ieri, diciamo. Vabbè, ma oggi diciamo c'è il reato di omicidio stradale, così. Questo qua che è il reato fosse di omicidio stradale, l'avevamo capito tutti, per la verità. Quello che a noi interessa, lo abbiamo detto ieri e lo ribadiamo anche oggi, c'è stato questo, diciamo, brutto episodio, è una vicenda, attenzione, vede qua. Che colpisce cerchiamo due di essere seri, colpisce due famiglie, perché da un lato c'è una persona che è deceduta e ci dispiace, dall'altro lato c'è una persona che ha la vita stravolta, perché non stiamo parlando di una persona che è andata là a divertirsi, si è incannata, era il primo giorno di a rompere i coglioni a destra, è andata a lavorare, può capitare a tutti quanti. Quindi dobbiamo avere comprensione per tutti, non dobbiamo essere cattivi, puntare lì, però chi cazzo è? No, state calme, perché ripeto, sono state stravolte due famiglie. Noi abbiamo un grandissimo rispetto, noi ci inchiniamo a quel povero 42enne, 46enne che è morto, che è deceduto, siamo vicini alla famiglia, due bambini, figuratevi quanto siamo dispiaciuti. Ma i primi ad essere dispiaciuti sono i familiari di chi ha fatto, purtroppo si è reso protagonista di questo, perché un incidente, vedete, può capitare a ognuno di noi. Sì, qualcuno dirà, sì Tony, però chi cazzo, tu vai a 100 all'ora, o Tony, però, vedete a qua, a tutti ci è capitato di distrarci col telefono, guardate qua, in queste cose a me fare processi in piazza mi hanno girato sempre i palli, voi sapete, no? Sai, quando si conosce poi una persona ti colpisce un po' di più. No, attenzione Giovanni, no. Io non mi lascio, no, perché qualcuno potrebbe anche equivocare. Noi per la verità siamo stati sempre lineari in queste cose. Bravo, stavo dicendo intanto non abbiamo mai buttato al pubblico ludibrio nome e cognomi di chi è coinvolto nella vicenda. Lo facciamo per nostra cultura, per un nostro modo di fare. Non vi piace? Appunto, per il discorso che faceva lui prima. Cambiate canale. Quando vi piace, poi chi è stato protagonista purtroppo di questo è uno che conosciamo, una persona che conosciamo, padre di famiglia, padre di due figli. Era il primo giorno di lavoro, disoccupato, reddito zero, un cane muzzica sempre l'occhio disgraziato. Attenzione, qualcuno potrebbe dire, oh cazzo, ma voi stavi di parlare, ma che sticcate non la ci pare. Parlano, però c'è un morto a mezzo, lo abbiamo capito. C'è stato un incidente stradale, un brutto incidente stradale. Una persona ha perso la vita, un altro ha perso la vita diversamente. Io solo questo voglio dire, li metto sullo stesso piano, è chiaro che alla morte non c'è riparo, ma chi lo dite? Però voglio dire, non fate i giudici e soprattutto non fate i boia, perché qua c'è subito il patibolo per la gente, non è così, perché d'ora in avanti quel signore è morto e noi ci inchiniamo, ripeto, ma adesso incomincerà la via crucis per l'altro, quindi dobbiamo avere comprensione. Non devi dire alla chiesa mu agita la croce. Io preferisco passare dalla chiesa e salutarlo. A me non ci traccio. Magari Gesù Cristo mi ha presentato, ma guarda Tonino però, è una testa di cazzo, però un bene camo mi disturba. Un bel voglia di là e mi fatti tuo pietro. No, hai fatto bene. Purtroppo questo discorso, ripeto, alla mezza ha buttato scompiglio, perché la persona è conosciuta, soprattutto anche come il fratello, come d'altronde quindi... anche l'incidente stradale che c'è stato la settimana scorsa, che è morto quella professoressa, poverina,
mentre usciva dal ristorante. No, Giovanni, no, non era. No, stavano proprio passeando. Passeggiava, stavano andando, pare che ha salutato. La dinamica, che... la dinamica. Pare che si deve ricogliere un giorno dopo. Era l'ultimo giorno di ferie, se non erro, poi preciso non so. Però ecco, quella non è stata un'altra tragedia. Un'altra tragedia. Bene. E attenzione, per chiudere, perché ci vuole sempre la ciliegina sulla torta. Può piacere o non non può piacere, ovviamente a me non me ne fotte nulla, però io devo dire sempre quello che penso. Quando ci troviamo davanti a due incidenti stradali, non ci possono essere figli e figliastri. Cari colleghi, cari amici, non ci possono essere figli e figliastri. Se per un incidente stradale menzionate nome e cognome, all'altro incidente stradale dovete dare nome e cognome. Io non vedo la differenza. Questo non lo volevo dire io, l'ha detto Tonino, perché. Io non vedo la differenza insostanziale che intercorre tra le due cose. Perché a uno sì e a uno no. Sì, perché? Perché uno io sono. Credo che giornalisticamente non sia corretto così. Credo. Poi se qualcuno è in grado, cosa molto difficile, ma mi convinci, io sono qua, a disposizione. Allora. Abbiamo detto quello che dovevamo dire, lo diciamo senza peli sulla lingua, e se qualcuno si pungi, come si suol dire, dice la nonna mia Virginia, ne esci fuori. Signor allora, Giova, parliamo delle nostre città. Giova, è un periodo che non vuoi toccato. Non mi tocchi nulla, ascolta, non è che mi tocchi. No, altro, non toccare questo argomento che mi dai già qua. No. Che vuol dire toccare nulla? No, hai qualcosa da dire, no, forse? Caro. No, hai qualcosa da dire, dillo! Tu lo sai che io la mattina. Ho capito. Provi una sorta di. Va bene, ho capito, va bene. Ti voglio bene. Tu vesti Himena. Va bene. Va bene. Parliamo delle nostre città. Una città molto sporca e anche brutta. Questo è l'articolo, la Lamezia Terme. Sono sconvolto. È news, è una novità. Una news. Di rifiuti. Quando l'intervento non funziona. Questa è una novità. Perché... Aiutiamo pure. In queste circostanze, no, Giovanni? L'uomo aiuto, quella telecamera tua, no? Abbiamo sempre puntato. Anzi, telecamera. Ogni qualvolta abbiamo trovato queste montagne eccetera dei fiori, però abbiamo visto anche con Giovanni cucine, abbiamo visto frigoriferi, e chi li butta? Abbiamo visto cassi, abbiamo visto gommò, armati, chi dico che? Perché è un servizio gratuito. Basta telefonare, oppure portatevi il controllo rotolo che c'è una bella. Siamo stati con Giovanni, siamo rimasti strabiliati dall'efficienza del centro di raccolta che abbiamo qua alla Lamezia Terme in Contrada Rodo. E funziona da grande. Funziona bene, no? E come? Si può sapere che basta cucina per stare a ridosso di pitoni da spazzatura. Cioè a disgrazia c'è, a molti servizi a disposizione. E ad Aneco si ne esce fuori con po' di mogliere a fare, ci mettiamo pure a parte nostra, agiamo pure noi, certo. Quindi noi cittadini cerchiamo di acquisire una mentalità, una cultura, no, beh, un po' più. Perché ieri è successo un particolare, noi finivamo la rassegna stampa, appunto ieri qua si è avvicinato un signore inviato in stato, io lo dico in dialetto, inviate là che c'è spazzato. Famiglie là. 30, 40 famiglie. Non siete voi che buttate la spazzatura là? Perché le famiglie non acquisite la cultura, la mentalità di riunirvi? Di riunirvi, fare gruppo, un comitato, andate al comune. Guardate, nella bambini un funzionano. Cioè anche voi dovete essere parte diligente. La risposta qual è stata quando Tonino ha detto questo? Questo signore ha risposto: ah, non
O ieri là, certe volte ne piano su Buec. Cioè, ma che ragionamento? Guarda, vabbè, Giovanni, migliore nuova, purtroppo, la gara. Purtroppo è così. Vabbè, ma noi ci andiamo, attenzione. Noi ci amo, eh. Però il nostro ragionamento non cambierà mai. Cerchiamo di essere noi anche diligenti. Ripeto, non paghiamo la spazzatura, abbiamo diritto ad avere un servizio efficiente, tutto quello che volete. Però voglio dire, quando troviamo troppe masserizie su pellettili, eccetera, a ridosso dei cassonetti, e beh, là, se mi consentite, punto il dito contro di voi. Perché, ripeto, chiamati, venono tutta la casa, si pigliano, ecco. In ultima analisi, vi agite la camminata, gli ad contra da rotoli, servizio gratuito. Senza scusi, la sua voce, è vero, si incunea, si... da conosciuello, sono degli amici che stanno consumando al bar, Garage Caffè, 89. Bottega 89. Allora, ne vuoi parlare, amore mio? Sì, no, sì. Parliamo di Aree Verdi, alla giudicazione delle c'è stato un momento di un problema tecnico che abbiamo risolto. Voglio dire, en passant, risolto. Stava parlando Giovanni. Allora, parlavamo proprio delle aree verdi, abbiamo malgrado tutte. Aggiudicazione delle cooperative citate nella relazione del commissario, della commissione d'accesso. Per 8 mesi zone estensive e pertinenziale, stradale e fontane. Per il prezzo di 123.000 euro, 128.7 euro. Per gli enti di lavoro sono state giudicate alle malattie. Sì, erano due, le pervenute due offerte, diciamo ha vinto, tra virgolette, si è aggiudicata la gara, l'ha malgato tutto, siamo contenti perché Raffaello Conti con i suoi ragazzi sta facendo un lavoro enorme da parecchi mesi, da qualche anno, quindi al di là di pagamenti e cose, eccetera, anche in forma gratuita. E quindi a noi questo fa piacere. Stiamo andando in maniera molto veloce, c'è una schiarita, sì, no? Sugli impianti sportivi abbiamo parlato già prima, sì. Affidati i tanti attesi lavori di manutenzione del palasport, convocate per oggi la commissione di vigilanza per l'agibilità degli stati. Siamo contenti, pare che stiano accelerando le cose. Sì, beh, abbiamo finito. Siamo contenti. Benissimo. Abbiamo lo spazio di Albino. Un'altra notizia che è giusto dare, è stato nominato il commissario a Nocera Terinese. Al comune di Nocera. Voi sapete che... il sindaco si è dimesso ad agosto. Sì, da 62 giorni dalla elezione si è dimesso e quindi è subentrata come commissario straordinario la dottoressa Anna Famiglietti. In bocca al lupo e buon lavoro, dottoressa. Bene, vi lasciamo ad Albino, se no poi non c'è spazio per Albino. Ci vediamo domani. Si può dire, Giovanni. Vai Albinuccio, tocca a te, vai. Il nostro cantautore, vero. Aspetta, scusami. Sì, prego. Che mi sono, come sogno? Sei un po', ti deve un po' scaldare. Sei che devi giocare? Quanto vicini, tanti invidiosi, Gesù Cappora, dentro la strada, Deo mi libera, mi è tanto sicco, Lucini di raggia e mala volontà. Come la sbamba, 100 miglia razzo sia, non si può di più campà. Ai ai ai, questo mormorietatore, non si può di più campà. Quanto sono brutti sti iettatori, perché ti fanno
la magaria, ammuggio le mani facendo le corna e poi tocco ferro passando di qua. Fu fu fu, fu come la spampa, 100 miglia a razzo sia, non si pote più campà. Ai ai ai, fu fu fu, questo morbroiettatore non si pote più campà. Oggi potente manco con due giù, talo piatto si può cogliere, la preva a 40, non sa dove vieni, ma con una pomicata passare di la fa. Fu fu fu, fu come la spampa, 100 miglia a razzo sia, non si può di più campare. Ai ai ai, fu fu fu, questo murmurettatore non si può di più campare. Un tasta grande ma la sventura, no corno rosso, ora m'accattai, saietta dura ad a passare, si andava a giri lontano di ca. Fu fu fu, fu come la spampa, 100 miglia a razzo sia, non si può di più campà. Ai ai ai, fu fu fu, questo murmurettatore non si può di più campà. Ok, io vi saluto e vi auguro una buona giornata, ci vediamo domani mattina allo solito orario. Ciao ciao a tutti.